Salve a tutti i colleghi, in questo video cercherò brevemente di parlarvi della mia esperienza legata al secondo orale dell'esame di abilitazione, cercando ove possibile di rispondere anche alle vostre domande più frequenti, anche se già vi annuncio che seguiranno dei successivi approfondimenti, non essendo possibile in questo video rispondere in maniera puntuale e precisa a tutte le vostre domande. E per quanto riguarda, iniziamo, andiamo in ordine. Per quanto riguarda il tempo, quanto tempo è necessario per preparare questo esame orale 2? Allora, io personalmente ho avuto di studio vero, intenso, serio, circa un mese e mezzo, ma premetto che io tra le sei materie scelte riportavo diritto penale e procedura penale, che avevo già ben studiato per il primo orale, quindi due di sei già erano pronte, dovevano essere solamente riviste. E poi ho comunque anche durante la fase dell'estate in cui sono stata male per il Covid e a seguito quando non ho potuto studiare nel massimo della tranquillità perché avevo comunque dei lavori in casa, comunque io ho sempre cercato di portarmi avanti e studiare. Tuttavia lo studio serio che sono riuscita comunque a sono riuscita a fare con tranquillità è stato quello di un mese e mezzo. Tuttavia, io ritengo che 2 mesi siano un tempo giusto per preparare questo esame con un buon ritmo. Ovviamente 2 mesi non studiando in maniera saltuaria, ma seriamente. Questo non vuol dire che comprimere la preparazione di questo esame in un tempo inferiore non sia possibile, perché è possibile. Abbiamo colleghi che hanno superato brillantemente questo esame studiando in meno tempo, solo che è impegnativo e quindi è necessario sacrificarsi molto. Tuttavia, è possibile. Per quanto riguarda quelli che sono i testi da utilizzare, vi lascerò i link qui sotto il video. Io ho utilizzato un po' di manuali. Allora, ho avuto la fortuna di riuscire a sfogliare, quindi ad avere tra le mani, a valutare tutta una serie di testi, tra cui quelli della casa editrice Simone, La Tribuna, Nel Diritto. Quindi ho avuto modo di spaziare e quindi di scegliere tranquillamente da quale testo studiare. Ed qui c'è stato un po' un mix. Ho utilizzato, come molti di voi sanno, il testo visivo della Tribuna, che è un testo che io consiglio e che mi ha aiutato tantissimo nella ripetizione. Ho utilizzato anche alcuni compendi della Nel Diritto, ho utilizzato anche il manualone grande della Simone. Quindi seguirà un video, un approfondimento in cui vi mostrerò nello specifico quali materie ho fatto dove. In particolare, vi consiglio per diritto civile e diritto penale il testo della Tribuna, il testo visivo perché aiuta tantissimo nella ripetizione e a fronte di tante materie da studiare, da ricordare, le illustrazioni che vengono riportate all'interno, seppur ad una prima occhiata possono sembrare banali, banali non lo sono. E per quanto riguarda invece le altre materie, sostanzialmente il manuale grande della Simone è un ottimo alleato. E sul punto io l'ho confrontato, l'ho integrato anche per diritto civile e l'ho ritenuto comunque un ausilio importante, ma su questo ci soffermeremo con più calma. Per quanto riguarda quella che è stata proprio la mia esperienza, mi sono appuntato una serie di domande che mi sono state rivolte e quindi vi dico che per quanto riguarda la materia con cui si inizia, allora non c'è una regola che vale per tutte le commissioni. Molte commissioni so che iniziano da deontologia. Io, ad esempio, deontologia
l'ho affrontata per ultima nel corso del mio esame. Nel mio caso mi è stata chiesta la pratica, quindi io in che materia diciamo mi fossi specializzata, e da lì la commissione ha deciso di iniziare con quella che è la mia materia, quindi diritto penale. Il mio ordine è stato diritto penale, diritto civile, procedura penale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale DIP e deontologia. Deontologia come ultima materia. Quindi questo è stato il mio ordine, ma è un ordine relativo perché ogni commissione va a sé. Per quanto riguarda le domande, allora, anche qui vi riporto la mia esperienza, ma non è purtroppo, essendo tantissime le commissioni, non solo all'interno di una stessa CDA, ma proprio a livello nazionale, non c'è una regola che valga per tutte, perché comunque le commissioni sono costituite da persone, da commissari che hanno modi di approcciarsi all'esame e hanno modo di vagliare la preparazione del candidato differente. Per quanto riguarda la mia esperienza, le domande sono state tante, tante domande, ma non sono state delle domande sullo stile universitario. In che senso? Non mi è stato detto mi parli di questo e poi da lì il monologo di 10 minuti, assolutamente no. Mi parli di questo in inizio per diciamo vagliare effettivamente se il candidato conoscesse l'argomento, da lì tanti sottodomande, tanti collegamenti come un grande dialogo. Quindi per ogni materia è stato così. Mi hanno chiesto un argomento principale, a fronte della mia risposta si sono ricollegati ad altri argomenti in un dialogo, quindi sì, tante domande, ma sotto forma di dialogo. Per quanto riguarda quindi non quindi molto botta e risposta, ma comunque che avessero un filo logico, qualche volta mi è stata anche fatta della domanda, mi sono state fatte delle domande per spostare un po' il focus su altri argomenti, quindi per variare un po' la preparazione generale, ma nulla di impossibile, nulla che con un buono studio non si possa affrontare. Quindi da questo punto di vista sereni. Per quanto riguarda le domande molto, diciamo, specifiche, a me sono state rivolte in procedura. Procedura in particolare per quanto riguarda quelle che sono le. Mi sono stati fatti molti esempi pratici, quindi se accade questo, se succede questo, e quindi cose di questo tipo, cosa fa, che atto, qual è l'atto adatto, come si comporta, cosa succede a livello processuale, quindi non domande del tipo mi parli di, ma mi parli di come domande iniziali, nel mio caso le misure cautelari, e poi da lì tutta una serie di esempi pratici. Per quanto riguarda le domande, io le ho tutte inserite nel database domande. Sapete che io curo tre database, quello tracce per il primo orale con le soluzioni, quello commissioni che vale sia per il primo che per il secondo orale che si arricchisce a seconda delle esperienze che voi vi sentite di condividere e poi il database domande diviso per CDA e materie. Vi lascio il link in descrizione. Poi, per quanto riguarda quella che è la rilevanza dei commissari, alcuni di voi mi hanno chiesto: ma quanto dipende da noi e quanto dipende dai commissari? Allora, è una bugia dire che questo esame è obiettivo al 100%. Allora, mi sento di dire che in linea di massima, se ovviamente ci possono essere delle eccezioni, ma in linea di massima, ovviamente, se si studia, si passa. Ora, la commissione influisce, sì, ma influisce sul voto? Quindi le commissioni hanno sicuramente un loro peso nell'esito dell'esame. Tuttavia, fatta eccezione per quei casi che purtroppo non si possono escludere, cioè non si può negare che vi siano delle commissioni più dure,
Tuttavia, io penso, voglio sperare sempre che con lo studio e la preparazione possano superarsi anche questi ostacoli. Potrà sicuramente incidere sul voto, ma di sostanza quello che interessa, io penso un po' a tutti, sia conseguire il titolo, quindi sia abilitarsi, di conseguenza ci si può sacrificare per il voto, l'importante è il risultato in questo caso. Per quanto riguarda il voto del primo orale, il voto del primo orale viene tenuto in considerazione o no? Anche qui dipende dalla commissione. Vi sono commissioni che non tengono assolutamente conto del primo voto, commissioni che invece chiedono qualcosa sulla prima traccia, commissioni che lo tengono in considerazione solo come parametro complessivo, per valutare nel suo insieme il candidato. Quindi anche qui non abbiamo una regola che vale per tutti. Tuttavia so tranquillamente di colleghi che per il primo orale hanno avuto un voto basso, anche il minimo, prendendo il massimo al secondo orale, quindi non dovrebbe in linea di massima considerarsi un pregiudizio il fatto di aver avuto eventualmente un voto basso, così come non è assolutamente una garanzia di successo aver avuto un voto alto. Nel mio caso è stato preso in considerazione relativamente, cioè nella valutazione complessiva della mia performance, ma non si sono fatti influenzare particolarmente dal voto del primo orale. E nel mio caso io per il primo orale ho avuto 27 trentesimi, quindi un voto diciamo buono, ma non mi hanno né agevolato per questo né hanno avuto un occhio di riguardo, ma semplicemente hanno sommato quello che era il voto del secondo orale al voto del primo orale, dandomi una valutazione complessiva. Poi, per quanto riguarda quelle che sono state le domande, vi ho detto che le ho raccolte, diciamo, a database. L'ansia. Qualcuno mi ha detto: ma come si fa a gestire quest'ansia? Allora, l'ansia è proprio il peggior nemico di questo esame, in generale degli esami. Non si può non provare ansia, c'è cioè una bugia dire, colleghi, non proverete ansia, non provate ansia, perché io sono la prima ad essere molto ansiosa. E questo, mentre per il primo orale sono riuscita bene a gestire l'ansia, lasciandola davvero fuori dall'aula d'esame. Per il secondo orale questo non è accaduto, forse perché ha avuto per me un peso maggiore, perché era un passo dall'abilitazione, forse perché i commissari erano in presenza, non so, ma i primi minuti sono stata parecchio in ansia e questo comunque ha influito sulla mia resa, tanto è vero che in diritto penale ho perso dei punti. Ma poi mi sono ripresa, cioè ho chiesto proprio un secondo, ho chiesto alla commissione un attimo per fare un sospiro profondo e ricompormi, riprendere, diciamo, il dominio della situazione. Questo mi ha aiutato ed infatti sono stata poi dopo molto più serena e sono veramente riuscita a tirar fuori tutto quello che avevo studiato e a valorizzare quelli che erano stati i miei sforzi e i miei sacrifici. Quindi non vi dirò di non provare ansia, perché io l'ho provata fino a quando ero lì, seduta davanti a loro, ma trovate il modo per placare quest'ansia, domarla e sfruttarla a vostro vantaggio, assolutamente. Poi, per quanto riguarda i titolari supplenti, anche questo varia a seconda delle commissioni. Mentre per il primo orale, ad esempio, la commissione romana che mi ha interrogato era costituita anche lì da 6 membri che si alternavano, quindi un giorno della settimana venivano ad essere i candidati esaminati da 3 commissari, l'altro giorno da altri 3. In questo caso, per il secondo orale, la mia commissione invece sta interrogando sempre con lo stesso trio, quindi con i 3 titolari.
Per quanto riguarda poi quelli che sono dei consigli che mi sento di darvi, preparatevi un argomento a piacere. Nel mio caso non è stato rilevante perché non ho ricevuto nessuna domanda a piacere, ma hanno sempre scelto loro. Tuttavia, capita che possano chiedervi un argomento per iniziare, oppure magari se vi vogliono mettere a vostro agio, semplicemente così vogliono farvi iniziare con un argomento a piacere per rompere il ghiaccio. Quindi preparatevi un argomento a piacere. E concludo qui perché questo video già è bello, bello lungo e seguiranno aggiornamenti. Se avete domande, scrivetemi. Potete scrivermi sotto questo video, potete scrivermi su Instagram dove sapete che cerco di rispondervi sempre, in ogni modo possibile, o anche su Facebook, ovunque, insomma. E spero di esservi stata utile e seguiranno sicuramente ulteriori contenuti. E un bacio dalla Giurista Online.